I libri sono ponti e imparare la lingua giocando. Questi due progetti che hanno visto protagonisti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Francesco Severi, dove si è svolta una giornata per festeggiare la conclusione dei due percorsi. Il primo ha messo al centro delle attività laboratoriali il Silent Book, l'albo senza parole, mentre il secondo ha coinvolto ragazze e ragazzi nella realizzazione di una scacchiera gigante nel cortile della scuola. Obiettivo comune di entrambi i progetti, finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, l'accoglienza e l'inclusione di studenti stranieri, creando occasioni di dialogo e crescita interculturale. Due laboratori di 9 alunni per ogni gruppo, italiani e stranieri, proprio per favorire l'entrata in contatto e la possibilità di conoscersi meglio e anche quella di imparare nuove parole per chi ancora deve approfondire la lingua italiana. Che tipo di feedback avete ricevuto dagli studenti, dai ragazzi? Questa è la parte più bella perché i ragazzi hanno partecipato con grande, grande entusiasmo. I laboratori si tenevano di pomeriggio dopo le 4 per dare la possibilità ai ragazzi che fanno il pomeridiano di partecipare. Quindi laboratori che si sono sviluppati fino alle 7 la sera, eppure sempre con tante presenze, sempre con grande riscontro.